Allora, adesso ci siamo spostati nella sezione maintenance e andiamo ad approfondire quelle che sono le applicazioni che avete esposto qua. Cosa ci puoi dire di questo che vediamo adesso? Sì, tra tutte le applicazioni che esponiamo, una di particolare interesse è quella che possiamo vedere qui, legata all'applicazione del nostro SCADA Iconix. Iconix è un'azienda del gruppo Mitsubishi che commercializza un sistema SCADA acquisita dal gruppo qualche anno fa e che oggi stiamo lavorando per integrare al 100% nella nostra piattaforma. In questa particolare specifica applicazione vediamo come il sistema SCADA viene in aiuto anche dell'operatore in fase di manutenzione utilizzando un sistema di realtà aumentata e assistendo l'operatore meno esperto nell'intervento di manutenzione. Lascio la parola al collega Roberto Penso che vi illustrerà più nel dettaglio l'applicazione. Grazie mille, buongiorno a tutti, è un piacere essere qua anche da parte nostra di Iconix. La storia che vogliamo presentarvi qui praticamente è l'evoluzione di un intervento manutentivo. Ora noi andremo a generare un'anomalia, in questo caso io clicco all'interno del sistema e genero quello che è una condizione anomala che deve essere immediatamente tenuta sotto controllo. In questo momento viene evidenziata a schermo, ma non solo, io ho anche ricevuto sul mio telefono cellulare, attraverso le email, ho ricevuto un avviso immediato. Sono nei dintorni di questa apparecchiatura, voglio andare a controllare veramente che cosa sta succedendo, però io non ho la conoscenza precisa di quel sistema perché è di una nuova generazione. Comunque posso far riferimento ed avere in aiuto la tecnologia che stiamo andando a vedere in questo momento, che è una tecnologia di realtà aumentata. Questa è un'apparecchiatura Android che io andrò ad indossare e andrò a collegare al sistema per andare a consultare tutte le informazioni che mi servono. Eccoci, abbiamo il sistema adesso collegato, io devo capire innanzitutto qual è il mio occhio dominante, c'è una pratica molto simile che può essere molto semplice, che può essere trovata in internet per capirlo, nel mio caso è l'occhio destro. Voi state vedendo sullo schermo quello che io sto vedendo nel mio visore in questo preciso momento. Allora, io a questo punto devo cercare di capire quali sono le caratteristiche di quell'apparecchiatura, quindi andrò su My Files, My Documents, Select Item 3. In questo momento ho aperto il PDF esplicativo della documentazione di questa apparecchiatura. So che il terminale che devo andare ad interrogare, sul quale devo agire, è a pagina 26, quindi andrò Go to page 26. Ovviamente l'interfaccia è disponibile anche in italiano. Zoom Level 4. A questo punto, con un accelerometro, io con il movimento dalla mia testa posso andare a scorrere la pagina. Non è molto conveniente, quindi posso fare Freeze Window. A questo punto ho il movimento libero. Riesco a vedere cosa devo fare, però preferirei un qualcosa di un pochettino più dinamico. Allora, Navigate Back, Select Item 1, Video Forward. Ed ecco che a questo punto ho un video automaticamente e molto ben esplicativo che mi fa capire quello che devo fare. Ora posso andare ad inviare una foto al mio responsabile, al remote expert, per capire se ho effettuato l'intervento correttamente. A questo punto vado Navigate Back, Navigate Home, My Camera. Ed ecco qui che ci stiamo riprendendo. A questo punto posso fare Take Photo, rientro nella cartella che può essere condivisa, Navigate Home, My Files, My Files, My Photos, Camera, ed ecco le varie fotografie che ho preso. Posso Select Item 4. Posso andare a prendere qualsiasi immagine che in quel momento è stata modificata. Sono a posto, ho finito il mio intervento, ma prima di rientrare in sala controllo voglio assicurarmi che sia veramente tutto funzionante. Bene, posso farlo molto semplicemente. Navigate Home, My Programs, Select Item 3.
Just Once. E in questo momento sto accedendo su ambiente cloud ad un server centralizzato, il quale mi fa vedere quelli che possono essere i parametri della mia apparecchiatura e mi danno l'opportunità di capire immediatamente che il mio intervallo manutentivo è stato effettuato con successo.